C'era una volta un anziano falegname di nome Geppetto. Geppetto aveva un pezzo di legno e decise di costruire un burattino per poi venderlo al mercato. Così iniziò, però ogni volta che dava un colpetto di scalpello e martello, il pezzo di legno diceva: "Ai, mi fai male!" Fa da sola, fa da sola. Buonasera, signore. Prego, mi dica, l'ascolto. Signorina. Ah, devo parlare io? Ah, va bene, allora parlo io. In fondo mi avete chiamato per questo, no? In fondo mi avete chiamato. Scusi, vorrei fare una domanda, ma... Ma io sono qua perché mi accusate della morte di un uomo? Sì. Sì. Non sbaglio, giusto? No. No, commissario, no, io... Io non ho ucciso quell'uomo. No. 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 No, 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 no. Io ho paura nel pensare alla morte. La morte mi... La morte mi spaventa. Mi rattrista, mi... Però, se devo dirle la verità, pensare che quell'essere non ci sia più non mi fa né caldo né freddo. Non mi dispiace. Sì, io lo conoscevo. Sa che cosa mi ha fatto? Mi ha ignorata! Beh, come tutti noi, lui aveva i sensi, no? E... Lei lo sa quali sono i cinque sensi, commissario? Sono olfatto, vista, udito, tatto e gusto. Oh, commissario... Secondo me, il gusto è il senso più bello. Io mi sarei mangiata la mia vittima. Io mi sarei gustata ogni singola parte del suo corpo. E avrei bevuto il suo sangue. Però, mischiato con della vodka, perché sennò sarebbe stato troppo aspro. E con i capelli, io con i capelli avrei fatto un piccolo cuscino per le mie bambole e con le ossa una sedia design. Fa sempre figo avere qualcosa design in casa, non trova? Ucciso a pugnalate. Che banalità, commissario. Moderni. Moderni bisogna essere, altro che. Banali.
Quanti uomini banali ho incontrato nella mia vita. Lei no? Geppetto non credeva alle sue orecchie, però continuò. E quando ebbe finito e dipinse gli occhi e la bocca, il burattino disse: «Ciao, babbo!» Il fatto è che io sono stanca di essere considerata per quella che non sono. Poi però c'è sempre bisogno di me. Tutti hanno bisogno di me. E chiedono. E io in cambio che cosa ottengo? Niente. Però li capisco. Piccolini. Vede, commissario, io non penso che le persone siano cattive. Scemi sì, ma cattivi in pochi. Per fortuna sono la minoranza. Perché essere cattivi non è collocabile. Non sa né di carne né di pesce. Non so se mi spiego. Riesce a capirmi, commissario? Mi capisce? O sei un assassino o non sei un assassino. O rubi ai poveri per farli stare ancora peggio o non ha senso. Insomma, commissario, nella vita non ci sono le mezze misure. O è bianco o è nero. È chiaro, no? Si appoggia la lama di un coltello sulla gola di qualcuno. Non può stagliuzzare appena appena. Deve premere la lama bene fino in fondo. Deve tagliargli la trachea. E con un colpo deciso deve passare di là. È come quando lei, commissario, vuole abbracciare qualcuno. Ha presente, no? Non è che può mettere le sue mani sulle sue spalle e toccarlo come si tocca un pollo arrosto. Magari fare cicì, coccò. No. Quando lei abbraccia una persona, la porta al suo petto, le sue braccia attorno alle sue spalle si toccano dietro, sente il calore della sua guancia sulla sua, sì, il suo profumo, la larghezza delle sue spalle, e capisce, e lo capisce se anche lui ricambia il suo braccio, perché lo sente se si rigidisce o la tiene stretta a sé. Non sono stata io ad ucciderlo. Io non l'avrei mai ucciso con una sciocca, stupida, banale coltellata al petto. Io no. Io l'avrei tagliato in tanti piccoli pezzi, come si taglia un maiale. Bastardi, pezzi di merda, lasciatemi! Non mi toccate! Ho detto di non toccarmi! Lasciatelo! Voi schifosi, con i vostri germi orrendi, le vostre mani sporche, le vostre bavi infette, via! Perché? Perché mi fate questo? Perché mi fate così male, figli di puttana? Avete vinto. Avete vinto, sì. Vi piace vincere con la violenza, vero? E vi piace ricattare e appicchiare a voi predatori infami e senza paura. Certo, per voi è facile. Io sono manettato, senza poter reagire, senza poter far nulla. Se non prendere le vostre frustate addosso. Dare un cazzotto in faccia a qualcuno per voi è facile, eh? Come lo sarebbe stato per me pugnalare il maledetto? No, io non ce l'avrei fatta. Ma voi vi rendete conto di cosa vuol dire pugnalare un uomo al cuore? Sì, forse voi sì, ma io no.
infilare una lama affilata nel cuore di un uomo e togliergli la vita. Spezzare una lunga vita. Eliminare ogni ricordo, ogni gioia, ogni tenerezza. Mandarlo, come dicono, in un'altra dimensione. Ma se questa dimensione non ci fosse? E se dopo tutto finisce? E c'è un buio eterno? Oppure no? C'è il nulla. Sì, il nulla. E nel nulla nessuno è consapevole. E così non ci sarà più sofferenza, gioia, pace, tormento. Ecco, voi siete il tormento della mia vita. Commissario, la prego, lasciatemi stare. Io non posso uccidere. Io cerco solo di sopravvivere. Sì, certo, lo conoscevo il morto, ma mi era indifferente. Perché? Perché era cattivo. Ma anche lui avrebbe meritato di vivere. Solo per arrivare alla morte, con tormenti e pene indicibili. Chi l'ha ucciso gli ha fatto solo un favore, cazzo. E questo mi fa arrabbiare molto. E come l'avrei ucciso? Avrei aspettato semplicemente il suo momento. Vedendolo morire di sensi di colpa. Lo sai cosa c'è nella cella numero 4? I topi? Divertiti. Geppetto era così felice, però era povero. Quindi gli venne un'idea e decise di fabbricargli un vestitino di carta e un cappello di mollica di pane per mandarlo a scuola. Insomma, commissario, si può sapere perché mi avete portato qui? Cosa volete da me? Ah, già. Ma io non parlo, commissario. Picchiatemi, fate quello che volete, ma io non vi dirò nulla. Anzi, chiamatemi subito il mio avvocato, io lo voglio qui, all'istante. E aspettiamo. Commissario, io so tutto. Io so tutto quello che c'è da sapere sulla morte di quell'uomo. Ma non le dirò niente. Non le dirò che era un mio parente, lo conoscevo molto bene. Avevamo affari in comune. E lo odiavo profondamente, quel bastardo. Sono stato felice quando ho saputo della sua morte. Ma, commissario, io non parlo. Cosa vuole sapere da me? Che eravamo insieme la sera della morte? Assolutamente. Magari il suo cellulare è anche a casa mia. Ma, commissario, io non parlo. Magari ogni indizio, ogni impronta che potrebbe portare a me è già svanito magicamente nel nulla, commissario. Quel bastardo mi aveva rubato 400.000 euro. L'aveva fatto con l'inganno. E io l'avevo minacciato per farmi ereditare. Ma, commissario, io non dico niente. Io non parlo. Io sono stato felice quando ho saputo che è stato ammazzato. E magari l'avrei ucciso anche con un pugnale, ma non diretto al cuore. Io l'avrei colpito prima alla gola e poi, in attesa dell'ultimo respiro, al fegato, ai polmoni. E infine, sì, infine avrei infilzato anche il cuore. Ma solo infine. Ma io non le dico nulla, commissario, sa perché? Perché io sono una persona discreta.
Io sono muto, educato, non come voi che mi avete portato in questo posto schifoso e lurido. Come fate, commissario? Ci vuole sobrietà nella vita, discrezione, eleganza. Commissario, non sono stato io ad ammazzare quel verme. È arrivato qualcun altro prima di me, purtroppo. Allora noi non diremo a nessuno quello che ti faranno i poliziotti ora. In cella. Ma commissario, glielo giuro. Non sono stata io. Io non torcerei un capello ad un essere umano. Figuriamoci uccidere. Io che amo le persone, che penso che le persone siano figli di Dio. Certo, commissario, certo. Sono esseri limitati, ma comunque pensanti. E mai poi mai mi sognerei anche solo di torcere un capello ad un essere umano. Ma commissario, ma lei ci pensa alla famiglia, a chi voleva bene, a questo poverino? No, a me anche se dovessero farmi il peggiore dei torti, io porgerei sempre e comunque l'altra guancia. Sì, commissario, lo farei. Perché sono una brava persona, sa? No, vede, commissario, il fatto è che la gente è spaventata, ecco. E quando la gente è spaventata non capisce. Sono tutti sicuri di essere immortali. Certo. Poi però vedi, tac, una pugnalata al cuore e via. Tutto finisce. Come se fosse un film di Agatha Christie o... o come uno scherzo di Minions, delizioso. Mi scusi, commissario. Tac. E muori. Così. Come nulla fosse. Che peccato, però. Però, commissario, no. Uccidere qualcuno con una pugnalata al cuore. No, è feroce. Io non lo farei mai. Non è il mio stile, commissario. Per me, la morte migliore è l'asfissia. E sì, commissario. Perché vedi, tu leghi mani e piedi, no? E poi tappi il naso e la bocca come i contenitori che si usano per il cibo, no? Ha presente? Com'è che si chiamano? Tupperware, eh? Presente, commissario? E poi aspetti. Aspetti che dopo vari spasmi della vittima, giunga il sonno eterno. Esterno di una stupida lama affilata. E quello sì, commissario. Quello lo trovo veramente feroce. Poco ortodosso, commissario. Sai che le dico? Soprattutto lo trovo molto, molto poco cattolico. Così, un giorno, Pinocchio si incamminò nella strada per andare a scuola. E nella strada vide il teatro delle marionette. Così Pinocchio decise di intromettersi nello spettacolo. Mangiafuoco, che era il proprietario, si arrabbiò moltissimo e decise di bruciarlo. Pinocchio era così triste. Lo implorò, chiedendogli di non bruciarlo. In fondo, Mangiafuoco era di cuore tenero. Così non solo lo lasciò andare, ma gli diede anche 5 monete d'oro da dare al suo babbo Geppetto. Non capisco perché mi abbiate chiamato. E questa cosa mi disturba molto, commissario. Ma io mi chiedo, ma come vi è venuto in mente di interrogare proprio me? Guardi, commissario, io glielo dico ora e non glielo ripeto più.
questa cosa avrà conseguenze su di voi, sulla vostra struttura e sulla vostra persona in particolare. Bene. Bene. Allora, cosa mi voleva chiedere? Ah, voleva sapere se ho ammazzato un uomo. Commissario, ma io ho ucciso nella mia carriera molti uomini, donne, anziani, poco adatti a stare nella società, soprattutto poco onesti e rispettosi. Uccidere. Ma che significa? Io lo chiamerei piuttosto un servizio sociale. Sì, sì. Un servizio sociale fatto alla comunità. Lei mi insegna che le mele marce vanno buttate nel macero, vero? E dunque, qual è la mia ricompensa per aver tolto dal cesto le mele marce? Dov'è? Dove me l'avete messa? In fondo al bidone della spazzatura me l'avete messa? Commissario, non mi faccia domande astruse. Io non ho ucciso quest'uomo. Non solo inutile, ma meschino, schifoso. Io mi sarei limitato a calpestarlo come un insetto. Sì. Oppure l'avrei calciato se avessi potenti zoccoli. O l'avrei incornato se avessi avuto delle corna da toro. Commissario, è troppo facile pugnalare un uomo. Bisogna saperci fare. Se vuoi schiacciare un uomo, prima lo ferisci e poi lo pesti. Pesti. Oh, ma che fame pensare al pesto. Ma, oh cielo, ma è una vita che non mangio un buon pesto alla genovese. Lei no? Signorina. Ullalla, questo è il valzer del moscerino. Ullalla, questo è il valzer che fa la. La. Che bellina questa canzoncina. La canto sempre, quando mi sento triste, inadeguata, strana. E poi... Rido quasi sempre senza motivo, rido. Rido ora che sono qui davanti a lei. E con questo bell'uomo alle mie spalle rido. Rido quando sono triste e nervosa rido. Mi fa un po' soggezione, signore. Hmm.
commissario. Lei pensa davvero che io, le dico io, possa essere capace di uccidere un uomo? Sì, 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 ne sarei capace. E le spiego anche come. Piano piano, senza correre, piano piano, si dispone davanti alla vittima, poi alza il braccio con in mano il bellissimo pugnale e poi con tutta la forza che ha, spinge la lama dentro le costole, non in modo verticale. È qui che lei deve fare attenzione, in modo orizzontale, così. E in questo modo non rischia di beccare le costole che possono impedire la corsa verso il cuore. Commissario, sono stata io a uccidere quell'uomo. E io non lo so neanche il perché l'ho ucciso. L'ho ucciso perché era calmo, non sapeva ballare e poi puzzava, puzzava, commissario, ancora sento la sua puzza, puzzava, sento la puzza nelle mani, qui sulla mia pelle, puzzava. E poi aveva un occhio che rimaneva sempre aperto. E mi guardava sempre, ovunque io andassi, lui mi guardava, era là, io gli ho detto tante volte, chiudi quell'occhio, e invece no, lui rimaneva sempre aperto, commissario. E sono stata io a ucciderlo, l'ho ucciso ieri. È morto da una settimana. Ah, una settimana, dice? No, no, mi sembrava ieri. Comunque l'ho ucciso io. Guardi, mi si è rotta anche l'unghia finta per prendere quel pugnale che aveva un manico di ferro duro. Cuoio. Ah, beh, mi sono sbagliata. E comunque l'ho ucciso io, commissario. L'ho ucciso io. E basta, commissario, basta. Io sono stanca. Sono stanca, mi deve rinchiudere, sono stanca. E l'ho bollito come si fa con una aragosta viva nella pentola bollente. E ho sentito anche le sue urla di sofferenza. E poi me lo sono mangiato. Sì, lo conoscevo, commissario. Eravamo compagni alle scuole. Non l'ho più visto per diverso tempo. Poi sono riuscito a rintracciarlo qualche mese fa. Ma non è stato un caso, commissario, glielo dico proprio chiaramente. L'ho cercato io, commissario, perché volevo quel cazzo di libro che gli avevo prestato un po' di tempo fa. Così si è reso sempre disponibile e simpatico, come lo era anche anni prima, e ci siamo dati appuntamento, pensi lei, nel parcheggio della scuola. Appena arrivato, sa, fra persone che non ci si vede, da tempo, come stai, come non stai, ma io ho voluto schiantarla subito. Detto, il mio libro? Lui, caduto dalle nuvole, mi ha detto che il libro non si ricordava se lo aveva perso o bruciato, perché considerava mondezza, spazzatura certe cose. Come? Cioè, tu della tua roba fai quel cavolo che vuoi, ma la roba degli altri tu la devi rispettare, capito?
Quindi ho detto, adesso te a me se l'hai perso, l'hai buttato via, non mi interessa niente. Adesso me lo dovrai ricomprare. Lui, commissario, con quella faccia da ebete, si è messo a ridere, dicendo che quello che leggo io è tutta terrorismo mediatico, comunista, di poco conto. Guardi, io non ci ho più visto. Le dico la verità, mi sono girato di scatto, sono salito nella macchina e sono andato dritto a casa, altrimenti non so cosa gli avrei fatto. No, commissario, non l'ho ucciso io. Avrei voluto ucciderlo, perché io per quel cazzo di libro non l'avrei ucciso con una pugnalata al petto. Io l'avrei avvelenato. Così si incamminò nella strada per tornare a casa. Però nella strada vide due losche figure, il gatto e la volpe, due assassini, truffatori, che con la furbizia ingannarono Pinocchio a piantare le sue 5 monete d'oro nel campo dei miracoli. Così, alla sera, mentre Pinocchio dormiva sulle sue 5 monete d'oro, il gatto e la volpe si travestirono da assassini e il giorno dopo lo inseguirono e lo impiccarono alla grande quercia. Prego, signorina, si accomodi. Prego. Ma che bella camicia, signor commissario. Lei e i suoi uomini siete assolutamente eleganti e raffinati. Davvero? Complimenti all'arma, signori. Quasi va in lizza come migliore divisa dell'anno. Su, via, commissario. Mi faccia sorridere un po'. Ne ho così bisogno. Come di fare l'amore. Ma lo sa che fa tanto bene al corpo e alla mente? Sì. L'orgasmo rilascia tutta una serie di cosine molto positive per il cervello e per il corpo. Commissario, non mi guardi così, cattivone. Io sono soltanto una gattina indifesa e innocua. L'importante è non farmi arrabbiare. In quel caso tiro fuori gli artigli. Pronti a squartare e tagliare. Commissario, non abbia paura. Va bene, facciamo così. Lasciamo da parte la gattina e parliamo da persone serie. Io e lei. Sì, la conoscevo la vittima. Era un uomo dal pene molto piccolo. Oh, sì. Era davvero mini dotato. Ogni volta che si eccitava voleva che gli mettessi al collo una corda che dovevo stringere nel momento dell'orgasmo. Così lui godeva ancora di più. Devo dire che a me ha sempre fatto un po' impressione. Io sono molto più morbida, molto più tenera. Ma lo sa che a volte striscio quasi senza ossa? Comunque io lo vedevo solamente ogni tanto. Mi pagava bene. Ogni volta io gli chiedevo di più. E lui me li dava senza battere ciglio. Ho saputo che l'hanno accoltellato. Che gli hanno diviso il cuore in due. Mi sono sempre chiesta se un pene piccolo piccolo avesse un cuore. Evidentemente sì. Ma no, non sono stata io. Andiamo. Mi dava un sacco di soldi. Le pare che avrei mai ucciso il mio bancomat personale? E poi,
Se proprio avessi dovuto farlo, io l'avrei avvelenato, sì. Perché mi piace guardare e soprattutto sentire l'adrenalina che sale quando li vedi rantolare a terra, in preda agli spasmi. Mettetela in isolamento e legatela per un po'. Per molto tempo avevo un pensiero fisso che mi sconvolgeva. Ricevevo chiamate anonime prima a casa e poi anche sul cellulare, con la voce di un uomo che mi diceva che cosa mi avrebbe voluto fare. Le prime volte chiudevo, perché non volevo dargli troppa importanza. Ma poi, più mi chiamava, più restavo al telefono ad ascoltare quelle parole, brutte e spesso minacciose. La paura cresceva di giorno in giorno. Ne parlai anche con una mia amica e mi disse di denunciare l'accaduto alla polizia. Ma io no, non lo feci. Non lo so, ma l'adrenalina che quelle chiamate mi scatenavano era totale e assoluta. Io allora andavo a correre nei campi, correvo, e urlavo a quella voce di smettere. Poi, grazie ad un mio amico, riuscimmo a capire dopo più di 2 mesi chi fosse quella voce misteriosa. Ed era proprio quest'uomo morto, ammazzato con una pugnalata al cuore. Io non capisco se ancora oggi mi dispiace o se ne sono felice. Il fatto è che mi piaceva ricevere quelle chiamate, perché a volte più era la paura, la tensione, più l'adrenalina aumentava e io non capivo più niente. Commissario, non sono stata io e non capisco nemmeno perché io sia qui adesso. Ma ammetto che questa paura che ora sento risveglia in me proprio quella sensazione di terrore che avevo al telefono con quell'uomo. Commissario, sì, io l'avrei voluto uccidere mordendolo, forse, o calciandolo fino a spezzargli le ossa. Ma commissario, io sono innocente. Mi sento osservato, sa? Ce ne vuole prima di farmi imbarazzare a me. Agenti, poliziotti, o chiunque voi siate. Io sono un artista. Ascolto, osservo e creo. E dopo questa esperienza farei un'installazione artistica davvero importante. La chiamerei. I tre cazzoni. No. Senza offesa. Sì, invece per quell'uomo morto laggiù gli avrei dedicato una bella porta di un carcere dipinta con su scritto "Bentornato". Sì, lo conoscevo da anni ormai. La mia ex lavorava per lui e noi lo siamo andati pure a prendere in prigione. Ci ha trattato come delle bestie, male, e ha tirato un calcio alla pancia alla mia ex. Senta, poliziotto, è impossibile che l'abbia ucciso io. Ero a Madrid, al Reina Sofia, con una collettiva di amici artisti. E sinceramente, io non l'avrei accoltellato. Io l'avrei tagliato a pezzi e ci avrei fatto un quadro ispirato al cubismo. Lo conoscete, il cubismo? Corrente artistica dei primi del Novecento? No? No? Immaginavo che voi non lo conoscevate. Ma alla fine, noi esseri umani siamo tutti delle opere d'arte. Non credete? Sì? Certo, artista, è vero. E noi ti ripagheremo con lo stesso trattamento. Portatelo via. Il
Io amo questa situazione, commissario. Se devo dirle la verità, sono molto eccitata. Fin da piccola guardavo le serie TV dove la cattiva veniva presa dalla polizia. Veniva interrogata e se diceva qualcosa di sbagliato, veniva picchiata, insultata e presa a parole in malo modo. Sì, capitano, guardia cattiva, commissario, mi picchi dolcemente e io le dirò tutta la verità. Io so tutto. Lei forse non ha capito. Io ho visto che ha ucciso quell'uomo brutto e basso. Io sono una testimone chiave. Di lì passò una bambina dai capelli turchini che lo salvò. Pinocchio si mise a raccontare la propria vicenda, però vide che il suo naso si allungava sempre di più e la fata gli disse che per ogni bugia detta il suo naso si sarebbe allungato. Così Pinocchio gli raccontò tutta la verità e gli chiese se poteva trasformarlo in un bambino vero. Così, il giorno prima della tanto attesa trasformazione, Pinocchio decise di seguire il suo amico Lucignolo nel paese dei Balocchi, dove per 5 mesi si dedicarono solo alla baldoria e al divertimento. Così, appena si trasformò in un asino, venne venduta a un imprenditore di circo, poi a uno che voleva usarne la pelle per fare le membrane di un tamburo. Così venne buttato in mare con l'intento di affogarlo. No, non mi picchiate! No! Vi prego! No! Ho ucciso io il povero Cristo! Pugnalato al cuore come una bestia senza anima né arte! Sì, è colpa mia, commissario! Ecco quello che volete, un colpevole! A cosa vi serve? A sentirvi più belli? Appaga il vostro ego smisurato facendovi sentire nella palla dei re e degli dèi? Non ho ucciso quell'imbecille e non l'ho ucciso in quel modo. Perché lo avrei ucciso in un altro modo. Io lo avrei sotterrato vivo. Lui, secondo me, puzzava. La vittima puzzava di colpevole. Puzzava tutto di lui. I suoi vestiti, i suoi capelli unti, le sue scarpe volgari, vecchie, dozzinali. Io lo guardavo mentre mangiava. Lui mangiava quelle tartine ingozzandosi, la sua bocca nera piena. E lo guardavo anche quando gli altri disgustati erano costretti a parlare con lui. E lo vedevano bere lo champagne come se fosse volgare lambrusco. E comunque, pugnalato al petto con un coltello. Ma no, ma lei se lo immagina, tutto quel sangue sul mio completo di Chanel. Sa, commissario, hanno ucciso forse l'unico uomo che mi regalò un palloncino. Sì, lui era molto gentile con me. Nell'ultimo periodo mi diceva: se hai bisogno, io te la procuro. Un giorno me ne procurò una così, così pura che per 2 giorni sono stato quasi in coma.
però venne salvato da alcuni pesci mandati dalla fatina turchina. E appena si trasformò in un burattino, venne inghiottito dal pesce cane che 2 anni prima aveva inghiottito Geppetto mentre cercava disperatamente Pinocchio nel mare con una piccola barca di legno. Signorina, signorina, non si preoccupi. Si sieda. L'attesa la trovo snervante. Mi avete fatto attendere in quel corridoio per almeno 1 ora, commissario. E lei sa cosa provoca l'attesa? No? Ansia, commissario, ansia. Mi sono messa a contare tutte le piastrelle del corridoio. E lei sa quante ce ne sono? 1378. 988 delle quali sono molto sporche. E 17 sono rotte. Sembra un ambiente sano e decoroso questo. Ma che cosa vuole da me, commissario? Chiedermi se ho ucciso quel povero uomo morto, ammazzato, assassinato? No, caro, non sono stata io. Io? Non mi limito a pugnalare, se è questo quello che vuole sapere. 17 piastrelle rotte, commissario, 17. Roba da non credere. Ma se vuole io posso aggiustarle. Posso anche pulire quelle sporche. Sono molto brava con queste cose, sul serio. Un uomo morto. Peccato. Ma lei lo sa se era buono o cattivo? Poco importa, commissario. Poco importa. Però che palle! Commissario, che palle! Non si pugnala un uomo. Se vuoi eliminare qualcuno, lo devi ignorare. Elimini il ricordo, elimini il senso di colpa, elimini il rancore. Fai credere al tuo cervello di non averlo mai conosciuto. E se dovessi incontrarlo per strada, fai semplicemente finta di non vedere. Fai finta! Fai finta, 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 finta. Sa, una volta non riuscivo proprio a togliermi dalla testa il mio ex. Lei sa che ho fatto. L'ho sciolto nell'acido. L'ho completamente sciolto nell'acido. Prima però l'ho drogato per bene. Era completamente strafatto. Doveva vederlo. Poi è svenuto. Ed io l'ho calato nella vasca da bagno. Che puzza c'era. Poi ho svitato il tappo. E lui è sceso giù per lo scalino. E ha continuato a scendere giù, giù, giù. E mentre io l'osservavo, quello non era l'uomo che conoscevo. Era solo uno sconosciuto. Continuiamo con i sedativi e riportatela in cella.
padre e figlio si ritrovarono nella pancia dell'animale e vennero salvati da un tonno parlante. Così, tornati a casa, Pinocchio si mise a lavorare per aiutare il povero babbo Geppetto. Però venne a sapere che la fatina era ricoverata in ospedale e gli donò le sue 5 monete d'oro che gli aveva dato Mangiafuoco. Così maturo, Pinocchio si trasformò in un bambino vero. Brava tesoro. Prego, mi dica. The power, the